Sei contento di essere ancora vivo, eh? Figurati io, avrei dovuto faticare un bel po' per prepararvi una bella fossa. A te e a quello. Ma cosa è successo? Ah, vuoi saperlo tu da me? Una piccola discussione tra gentiluomini. E il tuo amico ora se ne sta zitto. Deve avere capito che aveva torto. Dico, non ci sei andato mica piano, eh? Ma io non ricordo nulla. Va bene. Tu non ricordi quello che è successo e io non ho visto niente.
Nemmeno quello. Un sistema efficace per poter arrivare alla mia età. Ma tu non mi credi? Hai perduto molto sangue, però la ferita è superficiale. Con un po' di buona volontà potresti camminare. Andiamo, Rebecca. Aspetta, io non so dove andare. Dietro quelle montagne c'è un paese, non è lontano. In poche ore ci arriverai. Se fossi in te mi affretterei a filarmela. Solo i morti restano in un posto dove si è sparato. Piano, Rebecca, piano. Non spingere. Oh. Hai detto? Ho detto salve Luke. Sei in ritardo. Dov'è Donovan? Avreste dovuto arrivare insieme. Muoviamoci. Questa è la tua stanza. Sono stanco. Vorrei dormire. Quando arriva Donovan? Più tardi. Ci siamo separati per strada. Non erano questi gli ordini. Successo qualcosa? Che vuoi dire?
solo un graffio. Un graffio calibro 44. Mi sembri un po' suonato, amico. Dormici sopra. Domani devi essere a posto coi nervi. Questi ora. Il resto dopo. Il luogo dove si riuniscono è a poche miglia da qui. Tu gli andrai incontro. Appena arrivi di fronte a lui, sparagli. Non sarà il solo colpo che gli arriverà, perché sparerò anch'io. E io non sbaglio mai. Voi li rimandate indietro, ma questo non risolve il problema dei braccianti abusivi. Beh, quando li sorprendo, li rimando in Messico. È la legge. La legge prevede l'esproprio delle terre non coltivate per assegnarle a nuove famiglie di coloni. Ma è una legge che non si può applicare per colpa di questi braccianti clandestini. Dovrei ucciderli, allora. Ma una cosa è certa. La legge non è sufficiente. Scendete, siete tutti liberi. Forza! Coraggio! Prendete. A te. A te. A te. E a te. Vestitevi da gente civile, se ci riuscite. Avanti adesso. Che dici, dottore?
Buenos dias, signor Barrett. Buenos dias. Non preoccupatevi. Oggi risolverò anche il vostro problema. Grazie. Che hombre. Vanno bene così. Prendete i cavalli, sbrigatevi! È l'ora, Luke. Donovan non è arrivato. Agiremo da soli. Quello lo lascerai sul cavallo. Non puoi andargli incontro con un fucile in mano. Sembra che tu non abbia molta fiducia in me, vero? Non si può avere fiducia in uno come te. Uno che per denaro accetta di sparare addosso al proprio fratello. A mali estremi, estremi rimedi. Che significa, Robert? Mi sono permesso di prendere delle iniziative, Mr. Murphy. Quei due? Sono dei professionisti, sanno il fatto loro. Agiscono e spariscono. Sono venuti tutti. Barrett ormai li ha in mano. La banca ha perso la partita. Verrai avanti dalla pista. Io sarò appostato lassù. Non sarai lontano. Non con questo. Fino a 200 metri su un bersaglio fisso. È sicuro come una 6 colpi puntata alla nuca. Eccolo, sta arrivando. Ehi,
intesi, amico? Appena estrarrai la pistola, io sparerò. Se puoi, lascia che si alzi in piedi. Lo vedrò meglio. Amici, prima di votare, due parole per capirci. Barrett vi prega di non cedere le terre alla banca. Garantisce, come ha già fatto, di trovarvi le braccia che vi mancano. La sua proposta è onesta. Facendo così, la terra dove riposano i vostri figli non cadrà in mano degli stranieri che vengono dal nord. La votazione è libera. Ciascuno può decidere se andare o restare, come propone Barre. Avanti, coraggio. Avanti gli altri. Va bene così, amici. Continuate. Sei sicuro di non sbagliare, McCallum? Sì, Barrett, sono proprio sicuro. Non è vero! Allora, sei diventato vecchio, McCallum. Non distingui il bianco dal nero. Luke! Luke! Sei proprio tu. Sei vivo.
Occupatene tu. Bastardi imbecilli! Votazione solo rimandata. Ho deciso di vendere alla banca. Questa è la tua terra. Qui riposano i tuoi figli e tua moglie, che i soldati nordisti hanno massacrato. La terra ha bisogno di braccia per essere lavorata. Io da solo non posso farcela. Quest'anno non ho raccolto nemmeno la metà di quello che ho seminato. Posso aiutarti io, McCallum. E tu lo sai. Tu? L'hai già fatto una volta. E in cambio ti sei preso una parte della mia terra. Ah! Credevamo morto in guerra, Luke. Che ti è successo in tutti questi anni? Chi sei? Che cosa vuoi? Ti ho aiutato a nascere, ragazzo. E ora mi chiedi chi sono. Con queste mani ti ho ricucito quando tuo padre ti portò da me coperto di sangue. Anche se la vista non mi aiuta più tanto, oggi ti ho riconosciuto da lontano. Da come camminavi ti ho riconosciuto. E tu... Sei un medico, vero? Allora guariscimi. Sta già cicatrizzandosi. No! No! Non è là il male. È dentro la mia testa. È dentro di me. È buio, come se di colpo si fosse spenta ogni luce, cancellata ogni memoria. Non riesco a ricordare nulla. Non so nemmeno... Chi sono io? Qualche volta non ricordare è forse l'unico modo di sopravvivere. Io ci provo con l'alcol. Dottore... Come si chiama mio fratello? Barrett. Victor Barrett. Che ti ha detto? Niente. Non ricorda nulla. Ha ricevuto una ferita alla testa, non molto grave. Il colpo però gli ha provocato una scossa dentro. Luke ha perduto completamente la memoria. Come lo sai tu? Quando un lato del cervello subisce un trauma, si possono avere delle ripercussioni nel lato opposto del corpo. Luke è stato ferito alla tempia destra e qualcosa non va nel suo braccio sinistro. Non l'hai visto oggi?
Ha sparato con la destra, lui che è sempre stato mancino. Barrett. Voglio mio fratello. Vostro fratello ha ucciso quest'uomo. Quest'uomo ha tentato di uccidere me. Che fine hanno fatto? I miei uomini che scortavano alla frontiera ai Peones. Io non faccio la balia ai vostri uomini. Voglio che mio fratello sia rimesso in libertà. Ha sparato per legittima difesa. Esci, sei libero. Tienilo d'occhio, ieri sera l'hanno visto con quell'uomo e oggi sapeva troppo bene da che parte sparare. Uno scherzo pericoloso. Avrei potuto sparare se non avessi capito che il fucile era scarico. Sapevi che era scarico? Quando si mette una pallottola in canna, il rumore è diverso. Hai l'udito buono come la vista. Sei stato l'unico a vedere quel bastardo che voleva uccidermi. Era alle tue spalle. Io l'avevo di fronte. Bentornato, fratello. Bella idea la vostra. Credere che quel Luke Barrett potesse veramente uccidere il fratello. Bastava che avesse fatto fuoco. Era tutto studiato e tutti avrebbero pensato a una vendetta familiare. Nessun sospetto sarebbe caduto sulla banca. Il dottore mi ha detto che col tempo guarirai. Andiamo a bere qualcosa. Salve, Barrett. Accomodatevi. Dammi una bottiglia. Grazie. Ho sentito dire che qualcuno ti ha suonato la serenata questa mattina. Manda giù le ragazze, madame. Ma certo, subito. Come ai bei tempi, nulla è cambiato. Già. E invece tutto è cambiato. Tutta gente nuova, dei bei tempi. Siamo rimasti solamente noi. Se non ci cacciano via. Largo! Largo! E McCallum.
voleva venderci la sua proprietà. Doveva firmare oggi il contratto. Questo assassino porta la firma di Barrett. Non ho prove, signor Murphy. Nessuno di questi vecchi coloni vuol parlare, denunciare ciò che asserite. Qui le pallottole non hanno la firma sopra. Barrett! Devo parlarvi. Parlate pure. Bene. Quello che ho da dirvi debbono ascoltarlo tutti. Quando dopo la guerra la mia banca si installò qui, c'erano poche catapecchie messicane e un cumulo di macerie. Oggi c'è una piccola città. Il denaro di una banca serve a questo: costruire case, aprire nuove sorgenti di lavoro. Qui c'è tanta buona terra, abbandonata, incolta. Che nessuno vi venderà. Nessuno vende perché voi, Barrett, ricorrete ad ogni mezzo per impedirlo. Dall'intimidazione al ricatto. E quando non basta, all'assassinio. Perderai, Barrett. Perderai. Ti sei messo dalla parte sbagliata. Ti sei messo contro il progresso. E non c'è forza umana che possa arrestare il progresso. Avanti, ragazzi, avanti. Sorridete, vi aspettano. E tu non fare sempre il muso, sorridi anche tu. Il nostro dottore. Dammi un paio di bottiglie di quello speciale, offre la casa, c'è da bere per tutti. Questo ai bei tempi non c'era. Qui ce l'ha portato il progresso. E io ne approfitto. Così non diranno che sono contrario al progresso. E tu non approfitti del progresso? E tu, nonno? Io purtroppo alla mia età non ce la faccio davvero a stare al passo col progresso. Figliolo caro,
Non ti aspettavo così presto, ma sei in anticipo. La colazione non è ancora pronta. Sam non è più svelto come una volta. Il bastone, figliolo. Sam dimentica sempre di lasciarmelo accanto. Aiutami. Aiutami, Luke. Grazie. Dammi il braccio. Dormono ancora tutti. Andiamo a svegliarli, Sorreggimi, figliolo. Così, grazie. Sai, mi sono ritornati quei dolori alle gambe. La prossima volta che capito in paese voglio comprare un po' di unguento. O non deve credere a quel vecchio imbroglione del dottor Russell. Lui dice sempre che è colpa dell'età. E invece quest'inverno ha piovuto molto. E mi sento un po' arrugginita. Sveglia, pa. Luke è già qui. Tra poco la colazione sarà pronta. E bagnati i capelli quando ti pettini, altrimenti sembrerai un orso. Susa. Oh. Non approfittare del tuo stato. Io ne ho avuti due di figli e non sono rimasta a poltrire nel letto come te. Il dottor Russell dice che sarà maschio. Non si è mai sbagliato quell'imbroglione. Come lo chiamerai, Luca? Hai deciso? Non voglio influenzarti, figliuolo, ma pa ci terrebbe tanto che lo chiamassi come lui. E naturalmente sarete te e Susan a decidere. Victor? Victor? Dove sei? Perché non rispondi? Victor? È tornato Luke. Siamo tutti riuniti. Perché ti ostini a non rispondere? Luke. Luke, dov'è Victor? Perché non è tornato con te? Bentornato, signor Luke. Il caffè è pronto. Come sta la signora? Purtroppo l'avete vista. Ora si è addormentata. A quella bestiaccia. Chi c'è in casa? Immaginavo di trovarti qui. Ma come hai fatto ad arrivarci? Questa è la nostra casa, Victor. Un tempo lo è stata. La mamma che ti ha detto? Perché la lasci sola qui? È malata. Ha bisogno di cure. Non si può strapparla dai suoi ricordi. È felice così. Ne soffrirebbe troppo. Che cosa è successo in tutti questi anni? Su, vieni, parliamone. La guerra ha travolto tutto qui intorno. Oh, oh! I
giovani sono morti, mancano braccia per coltivare la terra. Per questo la banca vuole convincere i vecchi a vendere per 4 soldi. Uno sporco affare di denaro. E che farete ora? Ho una parente lontana a St. Louis. Me ne andrò da lei. Ho già preparato le mie poche cose. E la proprietà? Mio padre veniva da voi per firmare il contratto di vendita. Io sono l'unica sua erede. Firmerò io. Robert, portate subito qui il contratto di McCallum e fate partire immediatamente la prima famiglia di coloni. Bene così, ragazza. Buenas tardes, signor Barrett. Buenas. Ecco come io ho risolto il problema delle braccia. Questa è la mia casa. Buenas tardes, signor Barrett. Buenas, Juan. Quanti uomini hai trovato? 12, signora. Altri ancora vogliono venire, ma hanno paura di passare la frontiera. A questo penso io. Grazie, spatroncito. Luke, sono contento di vederti qui. Sei tornato a stare con noi. Dovevo dirti una cosa importante, ma ora non ricordo più. Victor, dimmi cos'è successo della nostra famiglia. Nostro padre volle opporsi ai nordisti, ma i soldati spararono su di lui. Davanti a quel corpo massacrato, nostra madre impazzì dal dolore. Avevo una moglie io. Aspettava un bambino. Non è vero? Quel giorno uscì sola. Mentre tornava dal paese col calesse, incontrò dei militari. Lei non volle fermarsi. I militari allora fecero fuoco. E noi? Dove eravamo noi quando succedeva tutto questo? Facevamo gli eroi. Avevamo una banda armata. Con gli altri giovani della valle facevamo la guerriglia contro i nordisti. Poi la banda fu sgominata. Tu ti arruolasti nelle truppe regolari. Io invece sono rimasto a difendere il nostro paese. A difendere la nostra terra. Ma ora che sei tornato, potremo batterci di nuovo insieme. No, non è la terra che mi interessa. Ormai sei anche tu nel gioco. Cercheranno di ucciderti. Ora ricordo quello che dovevo dirti. La figlia di McCallum ha venduto alla banca.
Salve, York Barrett. E allora? Vorrei farvi qualche domanda. Uccidete sempre la gente con la quale bevete? Perché me lo chiedete, sceriffo? Perché vi hanno visto bere insieme a quell'uomo qui ieri sera. Sto bevendo qui anche con voi. Ancora una cosa. Viaggiavate con un altro, un certo Donovan. Perché non è arrivato con voi? Il paese è grande. Ognuno va dove gli pare. È quello che ho pensato anch'io. Già, se qui non è arrivato, si sarà fermato da qualche altra parte. Può darsi. Buonanotte, sceriffo. E Dingus? Sul calcio del tuo fucile è inciso questo nome. Chi è Dingus? Henry. Sì? Sta arrivando qualcuno. Buongiorno. Stiamo sistemando la nostra roba. Siamo appena arrivati. Siete della banca? Siete venuti per il contratto? Ah, un bel bambino. Proprio bello. Tua moglie è molto giovane, eh? Grazie. Sei soddisfatto? Direi di sì, signore. E non è detto che mi fermi. Sapete, mia moglie partorisce senza difficoltà. E poi qui c'è spazio per molti bambini, eh? Sì, signore, è un bel paese. La terra è buona. Già. Sei sicuro che questa terra è buona, contadino? Certamente, signore, è molto buona e si vede... Sì. E allora mangialo! Lasciatemi! Che volete farmi? Henry! Ho detto mangialo! No, no! Non è così buona come credevi, vero? Ma
io ti ci seppellisco se ti trovo ancora in questo posto. Harry! Harry! Che ti hanno fatto? Andiamocene via, non è un posto per noi questo, andiamocene via! Che cosa vuoi da me? Ti ho seguito. Cos'hai da dirmi? La mia casa era laggiù. Mio padre era il pastore del paese. Lui vi ha uniti in matrimonio, te e Susan. Là dentro sono morti tutti i giovani del paese in uno scontro con i soldati nordisti. Là andava tutti i giorni Susan, portava dei fiori. Pregava per il tuo ritorno. Aspettava un figlio tuo. Continua. Il calesse che portava indietro il suo corpo straziato passò davanti a casa mia. Susan però era ancora viva. Mi dette un medaglione che portava al collo prima di morire. Questo? E cosa disse? Dallo a Luke quando ritorna. E digli che è stato Dingus. Dingus? Ma chi è questo Dingus? Non lo so. Ma i messicani chiamano così i loro cani bastardi. Benvenuto, signor. C'è un tavolo libero. Abbiamo anche camere pulite e tranquille. Cerchi qualcuno, signor? Se posso esserti utile, io conosco tutti. E Dingus, lo conosci? Hai detto Dingus, signor? Ho detto Dingus. No, ma... conosco qualcuno che sa tutto di tutti.
Portami da questo qualcuno. Vamos, señor. Vieni, vieni, signor. Chi è stato? Lo abbiamo trovato per strada. Chi è stato? Peter, chiama gli uomini. Questo sangue ne farà scorrere altro. Ferma nessuno. Ho seguito il tuo esempio, Barrett. Ora ho le armi per sostenere le mie ragioni. Hai cacciato quei contadini, ma ne arriveranno altri. E questa volta saranno protetti non dalla legge, ma dai fucili. È la guerra che vuoi, Murphy? Avete sentito? Anche voi, sceriffo! Avete sentito tutti? Tu vuoi la guerra? E la guerra avrai! L'avrai! Come ti senti adesso? Ce la fai a camminare? Hai le ossa dure, ragazzo. Con un po' di riposo ti rimetterai a posto.
Che razza siete voi, Barrett? Era di nostro padre. La canna è rinforzata in modo notevole. Può sopportare una carica molto forte di polvere. Con la canna così svasata dovrebbe fare una rosa di pallettoni micidiale. Se l'era modificata da solo, secondo lui era efficace quanto un piccolo cannone. Ma dopo il primo colpo ci mise troppo tempo a ricaricare. E i nordisti avevano fucili a ripetizione. Come fai a saperlo? Tu non c'eri. C'era nostra madre. A lei non spararono. I soldati non sparano sulle donne. Su mia moglie, però, hanno sparato. Si trattava sicuramente di soldati ubriachi. Che ne sai? Tu non c'eri. Io so soltanto che mia moglie è stata uccisa da un uomo. E io quell'uomo devo trovarlo. Per fortuna c'è ancora qualcuno che può aiutarmi a ricordare. Ma tu che sai di quest'uomo? Io so solamente che si chiama Dingus. Che c'è, dottore? Sei nervoso? Quando un uomo arriva a sapere tutto nella vita, è come se fosse già morto. Thank you.
Sam. Sam. È stato Dingus. Bene così? Grazie. Oh, sotto gli sposini adesso. Vieni, vieni, cara. Spostatevi leggermente più a sinistra. Pronti? Sorridete. Fermi! Che tutti i vostri giorni possano essere lieti come questi. Grazie, Victor. Auguri, cara. Grazie, Victor. Ora, su, su, ragazzi. Sam ci sta aspettando. Sediamoci tutti a tavola, su. Ah, eccoci qui. Ecco, brava. Mamma, non vedo Dingus. Non avrai dimenticato di invitarlo? Sua madre sta male. Vorrei venire con voi, ragazzi. Ma qualcuno deve restare a difendere la casa. Andrà tutto bene, certo. State tranquilli, ragazzi, andrà tutto bene. E Dingus! Perché non c'è? È scomparso da un paio di giorni. Andiamo. Va. Thank you.
coraggio, Victor! Non vi lasciate sfuggire l'altro. È lui il capo della banda. Semplicemente di sparare ad un uomo. Lo hai fatto tante volte in guerra. In guerra era diverso. C'era un motivo. $1,000 non sono un buon motivo? Non per me. Non sparo a freddo su uno sconosciuto. Non è uno sconosciuto. Charlie, ci aspetta in albergo. Entreremo in paese appena sarà buio. Dingus! Vieni fuori! Dottore, dov'è Dingus? Luke...
Non c'è riuscito, non t'ha ammazzato. Dov'è quel bastardo? Con i suoi uomini vuole fermare i contadini. Ti ha conciato lui così? Sì, pensa che io ti abbia detto tutto. Il piombo brucia più dell'alcol quando entra. Luke, ti avrei detto la verità, ma sapevo che ti avrebbe ucciso. Per questo ti ho mentito. Ti credo, dottore. Lasciami così. Non sento nulla. Tra poco mi addormenterò per sempre. Non perdere tempo con me. Non è Peter, è lui, è ancora vivo. Bacchegli! Montate a cavallo e venite con me! Acquistato la memoria? Tanto peggio per te, caro fratello! Non chiamarmi fratello, sporco traditore! Scendi giù! Giù, prima che ricarichi! Prendermi!
Sei ancora vivo, Luke? Non barare. Questa volta devo essere sicuro. Verrò a spararti da vicino, caro fratello. Non chiamarmi fratello! Noi non siamo fratelli! Questa è la mia terra. Hai sterminato la mia famiglia per impossessarti di tutto, ma sei rimasto un piccolo bastardo indiano! Mia madre era figlia di capi. Questa terra era degli indiani. Lo è stata per secoli, prima che arrivaste voi. Sporchi zappaterra calati dal nord. Io ho fatto quanto era nel mio diritto per riprendermela. Io solo ho tutti i diritti. Voi me li avete usurpati. Ti aspetto, Dingus! Eccomi, Luke! Tiene tutta la terra del mondo.